Il Consiglio Comunale del 19 settembre 2023. Passo la parola al segretario Dottoria Picca per Marcello. Buonasera, Dancelli. Presente. Massa. Presente. Simi. Arrivando. Preventi. Presente. Salvini, assenza certificata. Ghidelli. Presente. Ghidetti. Presente. Tira. Presente. Sormani. Presente. Tegnini. Presente. Bravo. Presente. E la consigliera Capelli ha comunicato l'assenza. Milzani. Presente. Grazie. Perfetto, passiamo al punto 1 come consueto, lettura dell'approvazione verbale della seduta precedente del 31 luglio 2023, con dichiarazioni dal numero 17 al numero 23. Se qualcuno può cosa da dire, altrimenti la metto in votazione. Voto a favore. Rispetto al precedente consiglio comunale, infatti è riuscito alle ore 18.50 per entrare circa alle ore 19. Sì, il telefono è successivo. Sì, io metto qui la sede. Giuridicamente lei è assente e non partecipa e quindi proprio per una correttezza di resoconto ogni volta che si esce o che si entra viene riportato. Se però all'interno dello stesso argomento, perché il consigliere esce e poi rientra prima della votazione, non se ne dà conto perché comunque è presente al momento della votazione. In questo caso il consigliere Massa è uscito alle ore 18.50, c'è stata la votazione e quindi bisogna dare atto che in quel momento lui non ha partecipato alla votazione ed è rientrato in consiglio comunale successivo. Regolamento per la gestione del processo regionale, cioè. No, no, cioè, la questione della telefonata. Io uno può andare anche in bagno a cercare. Uno può anche andare in bagno, ma si sente. Le assenze non sono sempre. Se invece ci pensi e deve entrare dentro lo fa. Entrare nei testi. Esatto. Cioè, non è una cosa. Limite, o chiede la sospensione dicendo guardate devo fare una cosa però devo partecipare soprattutto un anno e il consiglio ha votato. Il consigliere chiede al presidente. Sì. Anticipo che tra 20 minuti lo faranno chiamata e non chiede la sospensione. Vabbè. Non vuole dire lo stesso tale tempo nessuno. Bene, quindi metto in votazione il punto 1, lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, delle mediazioni dalla 17 alla 23, che voto a favore. Ok, passiamo al punto 2, variazione di bilancio, al bilancio di previsione finanziaria 23-25, articolo 175,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Lascio la parola all'assessore Ghidelli del bilancio. Come abbiamo già avuto modo di vedere anche nel Consiglio, è una variazione di bilancio classica, sono state inserite appunto le maggiori spese, le maggiori entrate e quant'altro. E come abbiamo appunto riepilogato, sul riepilogo veloce di quelle che sono le variazioni principali, a fronte di un contributo del PNRR per l'integrazione dell'NPR è stata inserita la relativa spesa, abbiamo sistemato le spese del piano del diritto allo studio sul triennio. Abbiamo cambiato l'imputazione delle spese relative alla persona in quanto prima venivano gestite come contributo all'ambito 9 mentre ora all'ambito 9 metteranno fattura direttamente al comune. Abbiamo aumentato le spese per la manutenzione del verde per i motivi che abbiamo avuto modo di vedere per le continue piogge e
quant'altro, e abbiamo poi trovato copertura per l'Inside Working per la consulta dell'ENA per il 2023-2024, per male comunque equilibrio di bilancio, sono state proprio delle variazioni in ufficio. Se avete delle domande a riguardo. Allora metto in votazione il punto 2, variazione al bilancio e previsione finanziaria 23-25, chi vota a favore? Chi si astiene? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi si astiene? Posso fare? Prego. Per esempio faccio un esempio, oggi il consigliere Singer non ha partecipato al momento in cui il segretario comunale ha fatto l'appello, che cosa risulterà? Risulterà che nel fronte spizio lui risulta assente perché al momento dell'appello non c'è e si darà dentro nella deliberazione come cappello introduttivo che alle ore 18.35 il consigliere Simi entra in aula e quindi i consiglieri presenti votanti sono 11. Proprio perché è un dovere non verbale riportare ciò che avviene per sommi capi l'aula. Grazie segretario. Passiamo al punto 3, documento unico di programmazione periodo 2024-2026. Allora, come i signori consiglieri hanno potuto vedere, il documento unico di programmazione è stato a disposizione degli uffici. Per quanto riguarda la sezione strategica, come vi dicevo, non ci sono state sostanziali modifiche, essendo coerente poi con le linee programmatiche dell'amministrazione di inizio mandato. Per quanto riguarda le opere pubbliche è stata aggiunta solamente la voce dei 70.000 euro che vi disse a suo tempo che provengono dall'emendamento bilancio della Regione Lombardia. Per quanto riguarda il piano dell'assunzione di personale è prevista la sostituzione di Ernesto per la pensione, è stata inserita la figura di Nadia Paglia che attualmente occupa la posizione in categoria D in ufficio tecnico a tempo determinato. E per quanto riguarda invece l'altra sezione del documento unico di programmazione è stato semplicemente aggiornato quelle che sono le condizioni economiche locali, nazionali e sovranazionali. Quindi se qualcuno ha qualcosa da dire in merito al suo altrimenti non andrei in votazione. Metto quindi in votazione il punto 3, documento unico di programmazione dunque, periodo 2024-2026, discussione conseguente deliberazione. Chi vota a favore? Si astiene? Anche per questa chiedo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Chi si astiene? Passiamo al punto 4, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 e anche per questo lascio la parola all'assessore al bilancio. Andiamo oggi ad approvare il bilancio consolidato, bilancio del comune con la capofila. Gli anni deve andare praticamente ad unire i numeri, quelli che sono quelli, i numeri dell'ente, i numeri del bilancio dell'ente con i numeri dei bilanci delle società partecipate o controllate. Pertanto comunque sono il bilancio controllato, andiamo ad unire i nostri numeri con quelli che sono le società che ci sono all'interno del gruppo del GAP, che è il gruppo amministrazione pubblica, che è all'interno del GAP, come abbiamo visto ci sono la gara da 1, l'ambito 9 e il consorzio SIAD, che invece abbiamo anche il gruppo del corso dell'indebitamento, all'interno del gruppo corso dell'indebitamento ci sono solamente gara da 1 e l'ambito 9 per i motivi che avevamo poi visto in preconsiglio. Pertanto anche in questo caso ci sono altre domande riguardo. Detto quindi in votazione, prego. Ho detto non ve li sono, Allora metto in votazione punto 4, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022, chi vota a favore? Chi si astiene? E anche per questo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? E chi si astiene? Passiamo al punto 5, esame e approvazione del piano diritto allo studio anno scolastico 2023-2024. Il lavoro è stato gestito dal consigliere Salvini con il sottoscritto e l'assessore Linda Biglietti, che in questo momento il consigliere Salvini non è presente tra noi, però insomma ci teneva a portare il suo saluto e il fatto che ci abbia lavorato intensamente.
I punti principali del piano direttore dello studio riguardano innanzitutto i locali, che sono stati risultate delle modifiche per quanto riguarda la segreteria scolastica, che dal punto è passata nelle vie Zaccarini Sandrini a seguito dei lavori dell'ERP della via Circonvallazione, così come la scuola dell'infanzia statale, che attualmente sta subendo dei lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico, è stata spostata nelle prime tre aule delle scuole elementari. Un'aula che è l'aula classica, un'aula per la psicomotricità e un'aula per la mensa. Per quanto riguarda invece dal punto di vista della sicurezza, invece sono stati fatti dei nuovi ingressi, come vi anticipavo, quindi è stata fatta un'area calda e di sicurezza nel lato nord del parcheggio antistante del sito comprensivo, che può raccogliere i ragazzi in sicurezza. È stata riaperta tutta via Circonvallazione, che con la precedente ordinanza destinata per determinati momenti di ingresso e uscita dei ragazzi in zona pedonale, e quindi questa nuova modalità attualmente sembra darsi dei feedback positivi sia per il figlio del gruppo anziani sia per la comunità delle famiglie, quindi per ora andremo avanti in questa direzione. Per quanto riguarda invece il servizio mensa, siamo riusciti a cogliere tutte le più di 80 richieste che abbiamo avuto, riuscendo a fare una convenzione con l'oratorio, quindi la messa scolastica attualmente si svolge al CERBAR dell'oratorio, che riesce a cogliere tanti ragazzi con 5 collaboratori del comune e 2 collaboratori dell'istituto scolastico. Per quanto riguarda invece tutto il grande tema dell'altra persona, lascerei la parola al professor Viglietti, che mi ha affiancato tutto come Regione Lombardia, assessorato di competenza, e prego. Allora, sì, come avete potuto vedere c'è stato un aumento del costo dell'altra persona, e quindi siamo passati da 153.000 euro dell'anno scorso a 207.000 euro. Questo però viene giustificato dal fatto che abbiamo avuto e abbiamo un aumento dei casi, quindi noi parliamo da bambini dall'infanzia fino alla scuola secondaria del secondo grado, quindi un aumento di casi di richiesta di ADB, non solo per ora ma anche per gravità, perché non so se tutti sapete, comunque voglio rendervi informarvi di questo, che tantissimi sono degli articoli 3,3, quindi sono dei bambini che necessitano per forza di cose, oltre all'insegnante di sostegno, anche di un supporto di ADB. Questo per far vedere, anche per far capire che comunque l'amministrazione è sensibile al tema. Come diceva prima il sindaco, siamo andati a giugno anche in Regione Lombardia a portare quella che è la situazione del nostro comune, e attraverso l'aiuto dell'assistente sociale abbiamo attivato quelli che sono i GLO sono i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione. Cosa significa? Che verso maggio viene fatto un incontro multidisciplinare con l'assistente sociale del comune, con la neuropsichiatria, con gli insegnanti di sostegno, dove si va a valutare se ci sono stati dei miglioramenti per il bambino o ragazzo, e per quindi poter calibrare insieme e modulare le nuove ore di ADP da dare ai ragazzi. C'è stato anche un incremento del costo, perché comunque il costo dell'ADP è aumentato nel corso degli anni. Dall'anno scorso, che passavamo a un 18,90 euro all'ora, siamo passati a 21-23 euro all'ora. Quindi questo giustifica il fatto dei 207.000 euro. Questo era un po' per dare una giustificazione, una spiegazione di questo aumento che avete visto rispetto all'anno passato. Grazie, assessore. Se qualcuno volesse intervenire, potrebbe dire. Altrimenti metto in votazione il punto 5, esame approvazione piano di lavoro studio anno scolastico 2023-2024. Chiedo per favore. Una. Grazie. Anche per questo vi chiedo di guidare la scrittura. Chi vota a favore? Una. Grazie. Passiamo infine al punto 6, modifica del regolamento per i servizi socio-assistenziali scolastici. Le modifiche sono veramente esigue. Diciamo che nonostante gli aumenti che ci sono stati quest'anno dal punto di vista del servizio mensa, quindi con più collaboratori impegnati, dal punto di vista del servizio del trasporto, del pulmino scolastico, perché sono aumentate le tariffe, non abbiamo modificato le tabelle, quindi non siamo andati a gravare sulle famiglie, vista anche il contesto sociale in cui viviamo, vista la difficoltà che le famiglie stanno affrontando. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto del tariffa, non è stato toccato niente. Per quanto riguarda invece il pagamento del servizio mensa, anche qui sempre per andare incontro alle famiglie,
adesso avviene esattamente come il servizio scuola, plus, quindi il pagamento è bimestrale, in modo da non avere ogni volta, ogni mese, le commissioni da pagare, anche questi sono comunque soldi, si è stato fatto notare, quindi abbiamo adeguato anche questa cosa. Per quanto riguarda invece le altre voci, rimangono sostanzialmente quelli, se non per quanto detto nel piano di diritto allo studio. Quindi sono domande? Altrimenti metto a votazione il punto 5, modifica del regolamento per i servizi socio-assistenziali scolastici, vota a favore. Unanimità. Grazie. Adesso lascio solo i biglietti, ho una comunicazione da fare in conclusione. Allora, come amministrazione comunale invitiamo tutti, domenica 1 ottobre alle ore 10 ci sarà la prima edizione della Mutolengo in Rosa. Sarà una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno e alla beneficenza, perché l'intero ricavato della giornata andrà a ESA, un'associazione che ha rapporti stretti con il civile e che si occupa da anni di prevenzione e salute per le donne che hanno o stanno affrontando il percorso della malattia. Quindi aspettiamo tutti domenica 1 ottobre alle ore 10 in piazza. Con la maglietta rosa. Con la maglietta rosa, esatto, ci sono ancora le magliette da acquistare se volete. Dove ci saremo? Ornella e Piera. Ornella e Piera prendono le magliette, 10 euro e 10 euro anche queste andranno a Lisa. Grazie. Già fatto. Vi fermate anche a pranzo? In caso non dovete farlo sapere all'assessore che perché c'è lo spiedo in oratorio, quindi chi vuole, sullo spiedo poi c'è anche altro, però chi vuole mi dica o a me, oppure se volete prenotare la Piera o la Ornella, affrettatevi perché comunque ci sono già tante prenotazioni, quindi finito qui in piazza. Le adesioni, sono molte le adesioni, sì. È il tempo dalla nostra parte per il momento. No, però sì, dovrebbe essere una giornata partecipata. Cioè, Gottolengo sta rispondendo bene, questo fa piacere a tutti. La vostra panchina rosa è pronta. La vostra panchina rosa mi ha detto che il microfono c'è, mi ha detto che c'è tutto, sì, sì, tutto pronto. Sarà una bella giornata. Grazie. Bene, ci aggiorniamo al prossimo.